Eccoci in questa nuova puntata del mio podcast Neovivenza. C'è un nuovo modo di vivere che aspetta di essere vissuto. E oggi voglio parlarvi di come la vita ci insegna quello che abbiamo bisogno di apprendere, di conoscere, di sapere, perché noi siamo qui proprio per evolverci, per imparare. E quindi se riusciamo a comprendere questo meccanismo, allora interpretiamo tutti gli eventi della nostra vita in un modo totalmente diverso, da una prospettiva molto più ampia. E c'è una legge che, anche dal punto di vista scientifico, oramai è stata approvata, diciamo, no? Che è quella proprio del ciò che tu conosci attrai, ciò che ti è più familiare, quello tendi a far accadere nella tua vita, tendi a scegliere, tendi a notare di più. Che è, diciamo, in maniera molto semplice possiamo definire come il simile attrae il simile. Il verbo attrarre sicuramente tende un po' ad avere un'idea un po' passiva, no? Di questi eventi che ci accadono, perché sembra essere legato alla fortuna, alla sfortuna, no? Se sei fortunato attrai cose belle, se sei sfortunato attrai cose brutte. E perciò usiamo un'altra parola oggi per capirci. E questa parola è predisposizione. Cioè, se tu hai una serie di conoscenze dentro di te, no? Quel mondo che ti è familiare, ti predisponi adesso. Ti predisponi esattamente a come è fatto il mondo che già conosci. Ok? Quindi ecco, le persone che in qualche modo non si accorgono di questo meccanismo, io li ho chiamate replicanti, no? E non è un aggettivo preso così da qualche film distopico, ma veramente è l'unica parola che può rappresentare quello che intendo dire. Sei un replicante quando hai ereditato informazioni dalla famiglia e anche dalla cultura poi dopo, ok? E dunque la tua vita non potrà che riflettere ciò che già conosci, intimamente, profondamente, inconsciamente. Ecco, perciò, se non hai ricevuto un amore sano dai tuoi genitori, tenderai ad attrarre relazioni disfunzionali, per esempio. Ed è questo l'argomento che voglio approfondire di più, no? Perché le relazioni, non soltanto quelle passionali d'amore, ma anche di amicizia, i rapporti con le persone con cui abbiamo a che fare sul posto di lavoro, a scuola, eccetera, eccetera, le relazioni sono un luogo in cui la vita ci predispone ad evolverci. Attraverso le relazioni ci fa capire qualcosa di molto importante che abbiamo bisogno di comprendere. Tutto è relazione, la vita è relazione. Noi ci relazioniamo con ogni cosa dell'universo, perciò non possiamo non parlare di relazioni. E lo strumento potentissimo che la vita ci offre è proprio questo, l'esperienza. E l'esperienza è esperienza se ti relazioni con qualcuno. Se tu sei da solo, chiuso in una stanza al buio, non hai esperienza, se non quell'esperienza personale che naturalmente rimane fine a se stessa perché non vedi di te ciò che davvero potresti vedere. Diceva l'antico saggio, la pupilla non può guardare se stessa, no? Quindi parliamo un po' di queste relazioni tossiche che oggi vanno molto di moda, no? Diamo un significato più importante. Ecco, se tu sei in una relazione tossica, con una persona che ricalca i comportamenti dei tuoi genitori, o forse magari peggio ancora, e te ne rendi conto, ci hai lavorato su, ma non riesci a dire di no, allora cosa succede? Che la storia si ripeterà. Cioè arriverà un'altra esperienza tale e quale affinché tu possa ripetere l'esperienza per capire quello che hai da capire. E quindi anche se un giorno finalmente troverai la forza di allontanarti da quella persona perché il dolore sarà diventato insopportabile, se non fai un lavoro dentro ti ritroverai di fronte la stessa identica dinamica con un'altra persona. Perché? Perché non hai usato il tuo potere più grande, quello di dire di no quando potevi. Dire di no costruisce il tuo valore. Esperienza dopo esperienza. È vero, potresti aver ereditato una modalità di attaccamento tossica, fatto di affettività distorte, assenze, genitori narcisisti, dominanti, assenti, tutte cose di cui si parla ampiamente adesso, no?
e quindi incontrerai relazioni simili, ma la tua coscienza ti dirà che non è giusto. Ci sarà sempre qualcosa dentro di te che ti dirà che non va bene quello che stai vivendo. Ed è lì che tu avrai il potere di dire basta, di dire di no. Allora arriverà un'altra esperienza più evoluta. Certo, non ancora perfetta, no? Perché in questo processo, no? Esperienza dopo esperienza, relazione dopo relazione, tu impari a capire ciò che non vuoi faccia parte della tua vita. Impari ad amarti e dunque a voler mantenere nella tua vita solo tutto ciò che corrisponde a quest'amore. Ogni esperienza ti insegnerà qualcosa di nuovo sull'amore, che è tutto nella vita, su come amare ed essere amato o amata. Ma se ancora mancherà qualcosa, dovrai avere il coraggio di dire di nuovo di no, subito, senza aspettare che sia la vita a farlo per te, in modo brusco e doloroso, sì, perché spesso è proprio così. Quando non capiamo, quando siamo ottusi, quando rimaniamo chiusi nella nostra ignoranza, la vita deve alzare un po' il tono, no? Deve alzare la voce per farcelo capire. Ecco, quando parlo della vita in questi termini mi piace immaginare una intelligenza, no? Che risiede dentro di noi, che sa benissimo dove vuole portarci. Però, essendo che abbiamo il libero arbitrio e l'ego spaventato che vuole soltanto sopravvivere, spesso entriamo in conflitto, no? Con questa roba dentro di noi che vuole portarci dove è necessario andare. C'è chi la chiama inconscio, c'è chi la chiama vita, c'è chi la chiama Dio, c'è qualcosa con cui tu hai un rapporto che ne sa molto più del tuo ego. E quando tu ti opponi, allora lì in modo sempre più forte, sempre più intenso, deve farti capire che non è quella la direzione giusta, no? E quindi in quel momento che tu comprendi questa cosa, incominci a dire: caspita, ma allora queste cose non mi stanno accadendo perché sono sfortunato. Mi stanno accadendo perché stanno cercando di riportarmi sulla strada giusta. Stavo andando verso direzioni sbagliate e la vita, l'inconscio, Dio, mi sta portando nella direzione giusta, sulla mia strada maestra. E quindi il processo delle esperienze vissuto in questo modo è molto più veloce. Arriverà un'altra relazione con un'altra persona che avrà qualcosa in più e tu la riconoscerai, no? E se sarà qualcosa che non va bene, una relazione tossica, una persona disfunzionale per te, che ti tratta male, allora tu la riconoscerai, saprai dire di no, dirai basta, ed è quel dire di no, è quell'interrompere che ti fa crescere in modo smisurato e soprattutto fa accrescere dentro di te poi il valore, no? Perché quando dici di no, stai dicendo contemporaneamente: no, io non valgo questa cosa così, io valgo qualcosa di molto più bello. Ogni esperienza che ti permette di evolvere, appunto, diventa parte poi del tuo bagaglio, del tuo conoscere la vita e il mondo. E ti ricordi che cosa abbiamo detto all'inizio? Tu ti predisponi verso ciò che già conosci. Questo è un meccanismo che non puoi trascendere, funziona così. Perciò devi focalizzarti su ciò che conosci per predisporti a ciò che vuoi. Quindi più conosci, più hai fatto esperienza, più ti sei evoluto, più hai compreso e più sei in grado di predisporti a quelle esperienze che desideri. E lo sai coscientemente, non c'è un irrazionale dentro di te che ti pilota in modo automatico verso direzioni che tu nemmeno vorresti. Perciò la vita te le presenta le situazioni che hai bisogno di vivere, pezzo dopo pezzo, passo dopo passo. E per progredire in questa conoscenza, te lo ripeto, devi saper dire di no. Quando non è ancora abbastanza, quando l'amore non è ancora bellissimo, meraviglioso. Ecco come funziona l'evoluzione umana. Attraverso la consapevolezza e il coraggio di dire di no a ciò che non ci nutre, a ciò che non ci fa fiorire, allora tu ti evolvi e diventi ciò che vuoi. Il mondo non è ciò che è, ma è ciò che sei. La dico spesso questa frase, ed è veramente profonda come insegnamento.
e ogni volta me la ripeto per ricordare a me stesso che se voglio cambiare la mia vita, ho bisogno necessariamente di cambiare me stesso. E con questo ti do un forte abbraccio, ti saluto, noi ci vedremo alla prossima puntata. Ci vedremo perché adesso Spotify dovrebbe permettere anche di pubblicare il video, se no altrimenti su YouTube ci sarà la versione video. E ti ricordo che se hai piacere di condividere questo podcast con le persone che ami, con le persone che pensi dovrebbero sentire queste parole, puoi farlo, anzi è bene che tu lo faccia. A presto, un abbraccio.